Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare una focaccia di tutta semola, andiamo a vedere come farla. Ciao a tutti, facciamo questa focaccia con la semola. Ecco qua, l'ho preparata, semola rimacinata. Ho preparato tutte le cose che voglio mettere, licoli, una punta di malto e ci metterò anche 150 g di farina zero. Bene, vado a versare i licoli dentro direttamente nella ciotola della planetaria con un po' d'acqua, così lo sciolgo. Ok, ora ci metto all'incirca mezzo cucchiaino di malto. Se non ce l'avete potete anche ometterlo o mettere una puntina di miele se vi ci piace. Bene, ora metto la farina zero e la semola. Ok, aggiungo ancora acqua. Ne ho preparata 310 grammi, poi vediamo se ne serve più o meno, ma la semola, almeno dalla mia impressione, è che assorbe meno acqua rispetto alle altre. Bene, questo è un cucchiaio di olio, olio extravergine, il sale, 2 cucchiaini, mi sembra troppo, ne metto un po' di meno io. Dopodiché vado a far girare in planetaria, aggiungendo piano piano il resto dell'acqua. Come vedete all'inizio l'impasto si presentava molto liquido, poi piano piano l'impasto è riuscito ad assorbire tutta l'acqua che ho messo. Ok, l'ho versato dentro recipiente che ho oliato, ho messo anche un po' d'olio sulle mani ed ora faccio un giro di pieghe in ciotola. Bene, lo faccio riposare all'incirca 20 minuti, 20-30 minuti, e poi faccio un altro giro di pieghe. Bene, dopo l'ultimo giro ricopro con la pellicola. Lo tengo un pochino fuori, una quindicina di minuti, e poi lo vado a mettere in frigo e ce lo tengo fino al giorno dopo. Il mattino dopo tiro fuori l'impasto e lo tengo a temperatura ambiente, se fa tanto caldo un'ora, ma anche 2 ore va bene. Aspetto fino a che non vedo, che comincia a fare qualche bolla in superficie. Dopodiché spolvero il piano di lavoro, ci verso l'impasto, dovrebbe staccarsi da solo, forse ho messo meno olio nella ciotola. Eccolo qua, ora appena faccio lo piego su se stesso così appena appena, potete anche evitare questo passaggio. Io adesso mi è venuto di fare questa cosa e lo lascio un pochino, lo lascio rilassare. Nel frattempo ho preparato anche la teglia. Adesso allargo l'impasto piano piano, delicatamente. Altrimenti, se volete, saltando l'ultimo passaggio che ho fatto, potete direttamente allargare sulla teglia. Però facendo così si attacca anche un po' di semola sotto,
Così quando vado a metterlo sulla teglia, quando vado a cuocere, non attacca l'impasto. Quindi è sempre meglio fare così. Ok, adesso lo finisco di stendere direttamente dentro la teglia. E le misure di questa teglia sono 38x30. Come poi vedrete, ci viene abbastanza altina la focaccia. Se vi piace più bassa, usate una teglia più grande. Ok, sto allargando piano piano. E ci siamo. Ora la lascerò ancora lievitare. Copro naturalmente sempre con la pellicola e io l'ho lasciata lievitare altre 2 ore, però regolatevi con i tempi, eh. Guardatela d'occhio, insomma, ecco, qui si vede che è cresciuta e se spingo escono fuori anche le bolle, quindi dentro si è gonfiata bene, ci sono le bolle di lievitazione. Ok. Eccole qua, vedete? Oh, naturalmente se voi quando tirate fuori l'impasto, quando lo stendete, se vedete che è molto lievitato, ha tante bolle, potete procedere anche prima, eh. Io ho visto che comunque con la semola dovevo far lievitare ancora di più, quindi non è che ho seguito una ricetta specifica, io sono andata ad occhio e ho proceduto come meglio credevo. Ok, ho messo l'olio, poi ci metto un po' di sale grosso che ho pestato però, quindi l'ho leggermente irritato, mi è rimasto un pochino grossolano, ce l'ho messo sopra. E il forno a 240, l'ho fatto scaldare per benino e ho infornato. Ed ecco qua la mia focaccia dopo all'incirca mezz'ora presso a poco, eh. Ci è voluto presso a poco una mezz'oretta. Il profumo è buono, io non ho messo tanto olio come potete vedere. Tagliamo. Eccola qua. Beh, io direi che va bene, no? Che ne dite? Forse un pochino più bassa l'avrei preferita. Però è molto bella. È molto buona anche. Bene, amici, spero che questo video vi sia piaciuto. E un salutone a tutti, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!